Vorrei prima di cominciare chiamare i Bartolini e i Martinelli che saranno le voci di Galileo. Un applauso a loro. Che ci porteranno in questo viaggio. Io cercherò di fare la voce narrante e ogni tanto rientro nel presente. Galileo il vino può sembrare un tema un po' fatto, in effetti sotto certi aspetti è un tema di divertimento, vedremo. Però il vino per Galileo ha quattro funzioni fondamentali. È il vino che si beve tutti i giorni, che bisogna cercarsi in luoghi che lo producono, il vino che non deve andare da scelta, non deve diventare, deve mantenersi delibero, le botti che bisogna sempre stare attenti che non scendano troppo, ma è anche il vino come strumento, un vino che si fa e quindi ci vuole intelligenza, voi sapete che preparare il vino è un atto di grande intelligenza, è il vino che è un liquido sperimentale. Galileo fa tanti esperimenti sul vino e lo racconta, ed è infine il vino che lo può far bruciare subito. Ci sono delle scritture, delle cartigli si chiamano, nel processo di Galileo, legate al vino, che se fossero stati portati nei verbali l'avrebbero portato direttamente al gioco. Il fatto che lui non sia andato al luogo, il fatto che questi elementi, con la mano del cardinal nipote, perché Galileo si muoveva in un ambiente in cui il Papa era uno speculatore immobiliare, una persona che aveva fatto Roma 1, Roma 2, Roma N, è una persona che aveva forti interessi con la Francia, è una persona che aveva degli interessi politici importantissimi, e naturalmente una persona del genere, se deve avere una persona di fiducia, un cardinale di fiducia, che fa subito cardinale nipote, perché suo nipote lo fa cardinale. Fanno così anche i grandi professori universitari, subito nominano professore, qualche nipote, eccetera, quindi poteva fare benissimo, fa l'usanza. Ma per mano di cardinale nipote firmato, su questo foglio scritto, per questo non si procede. Cosa vuol dire questo, secondo voi, quando si scelgono le carte del processo opportunamente? Che il processo è combinato. Allora mi raccomando, nessuno venga a dire dopo che siamo stati qui che il processo di Galileo è stato un processo di uno scontro, un processo conseguenza di uno scontro fra scienza e fede. Il processo di Galileo, e questo lo troverete ben esemplificato, al meglio che sono stato capace di fare nel libro che trovate in mente, mi sembra qualche libro che sta avendo un grandissimo successo, molto insperato, diciamo, e è scritto essenzialmente avendo in mente delle persone colte a livello dei ragazzi che fanno la maturità, ma facilmente leggibile altro, in cui sostengo che non c'è nessuno scontro fra la scienza e la fede in Galileo, c'è lo scienza da una parte, ma da chi l'ha condannato c'è una sola fede, la fede della ragione di Stato, perché c'è tutta una serie di motivi che io non vi sto a spiegare adesso, perché oggi parliamo di vino, ma che trovate ben spiegati, perché il Papa in quel momento, quando ha fatto il processo di Galileo, usava le chiavi della Chiesa Santa, perché proviene da Dio, apostolica, perché viene dagli apostoli, romana, perché è a Roma, cattolica, perché pretende di essere universale, voleva in questa maniera controllare la fede, per controllare le rendite, per controllare i privilegi, per controllare i soldi, essenzialmente il potere che aveva essenzialmente su. Dopo questa premessa, su cui non tornerò più, non parleremo più di questi termini, ma questo fa parte di un'altra conferenza che non è questa, che è la vicenda umana e scientifica di Galileo, parliamo del vino di Galileo e del tempo di Galileo. Naturalmente questo vi ho raccontato, questa conferenza in parte proviene dal libro che ho scritto su Galileo, ci dovrete poco di Galileo Vino, dovrete quelle altre cose che vi dicevo, e tutto questo mio impegno verso Galileo è dedicato a Maria Luisa Bonelli, la persona che ha costruito il Museo di Storia della Scienza, essenzialmente. Da ragazzina ha dovuto portare via suo padre, molto anziano, dalla casa via di Ciardini, perché i invasori nazisti le avevano detto la sera che la mattina dopo l'avrebbero fatta saltare. Il principe Corsini l'ha trovato, dice vai, c'è al Palazzo dei Giudici, divertente, c'è un racconto un po' di strumenti antichi, portami fuori i genitori.
con le due stanzette, quando lei è scomparsa, era diventato un museo di storia della scienza. Sutton Medalist, una sorta di premio Nobel per la storia della scienza. Molto indiscreto, l'anno, il segno, il 4 novembre del 1966 era entrato in camera, il gatto l'ha svegliata, è corsa via, mentre l'acqua stava salendo con tutte le calze in nafta, è salita al piano superiore in camicia da notte con la pelliccia da suoi lobi che non la lasciava mai, ha preso i cannocchiali di Galileo, ha sfondato una finestra, è entrata nel chiesa di Stato, ha corso per i palazzi, fino a che è entrata in una stanza dove c'era il sindaco Brangelini smarrito che non sapeva che cosa fare. Gatto in collo, cannocchiali di Galileo, pantofole bagnate, pelliccia che se lo... ma in camicia da notte, ha passato la notte per aspettare che cosa succedesse insieme a un sindaco smarrito che non sapeva che stava succedendo alla sua città. Il vino al tempo di Galileo. Il vino diventa una bevanda molto diffusa, vengono immessi sul mercato anche vini a basso costo, si sviluppano i commerci del vino con lunghi trasporti per mare, di solito vengono preferiti vini dolci a forte tasso alcolico che ad altro trasporto, il commercio del vino risente delle crisi politiche e delle guerre. Il vino è una coltivazione, è qualcosa che ha bisogno della pace, della tranquillità, perché sono lavorazioni lunghe, se ci sono guerre, eserciti che passano, il vino non si fa più. E naturalmente io non posso dimenticare Michelangelo Merisi, perché le luci di Michelangelo Merisi per me sono le luci di Galileo. Naturalmente è Caravaggio, no? Preferisco chiamarlo Michelangelo Merisi. E questa naturalmente è la tavola addobbata, vedete il bicchiere di vino, vedete i formaggi, vedete la frutta. E se deluve il sangue amabile e non rinfranca ognor le vene, questa vita è troppo labile, troppo breve e sempre in pene. Questo è un Bacco di Toscana, naturalmente è un anacronismo rispetto a Galileo, ma questa filosofia c'era anche naturalmente in Galileo. La famiglia di Galileo è nata il 15 novembre 1564 da Vincenzo e Michelangelo, Michelangelo di Giovanni Galilei e da Giulia di Cosimo di Ventura degli Ammannati da Pescia. Il padre era uno scantato, non sapeva come sbarcare il lunario della rovine, ma non aveva soldi, va a Pescia, loro commerciano i panni, entrano nel loro commercio e come dopo ha dei panni di seta, li vende, non fa affari, però compra affitta una casa dove viene scuola di musica. Lui è un grandissimo musicista e sarà lui a incontrare, a dare un'impronta a Galileo sulla critica, quello che Vincenzo scrive, che Vincenzo è per adesso, per allora qualcosa di simile allo scempere di adesso, e lì per se volete lo ritroviamo scritto in Galileo e viene battezzato nel 1564. Questa non è la madre di Galileo, ma avrebbe potuto esserlo, è la signora in rosso del Pontormo. Il Pontormo era protestante, gli amici del padre erano protestanti, Firenze era tutta una città protestante, protestante era Siena, protestante era Lucca, protestante era Mantova, Ferrara, Venezia, quasi protestante Venezia. Bologna aveva dei forti colleghi protestanti, stava in quel momento, al momento di Galileo, stava reagendo la santa romana, apostolica e cattolica chiesa di Roma, stava reagendo per riprendere il controllo. Io sostengo nel libro, non ne parlo adesso più di così, che Galileo sia profondamente protestante, non per quanto riguarda la religione, c'è sempre professato un buon cattolico, non poteva fare diversamente in un regime teocratico come quello di adesso, è puramente involontario, ma insomma ci sta bene, non poteva non professarsi profondamente cattolico, ma come atteggiamento, lo scienziato Francesco Palla, io e tutti quelli che facciamo fisica, ma anche i medici bravi, dov'è l'Alessandra, eccola là, sono protestanti quando fanno scienza, perché non danno retta a quel che si dice e vogliono vedere con la loro singola esperienza.